Ancora una volta è solidarietà la parola d'ordine nella nona edizione di Babbo Natale in Moto. L'evento, in programma domenica 17 dicembre, è organizzato dall'Associazione Vita in Moto assieme agli assessorati allo sport e del welfare del Comune di Bari, assieme a numerosi motoclub e associazioni culturali e del volontariato pugliesi. I Babbo Natale raccoglieranno fondi per la realizzazione di affreschi in alcune sale ospedaliere dell'ospedale Giovanni XXIII destinati ai bambini. Durante la manifestazione saranno distribuiti alle bambine e ai bambini presenti dolci e libri. Potranno inoltre essere raccolti beni da donare ad adulti tramite pacchi solidali o destinati alla salute della persona, raccolta che proseguirà sino alla festività della Befana il 6 gennaio 2024. Sarà un'edizione molto particolare, la nona edizione. Abbiamo messo insieme tante forze sui motociclisti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo: portare un po' di gioia, un po' di sorrisi sia alla città, sia ai bambini che in questo momento hanno bisogno, per cui abbiamo scelto di andarli a trovare all'ospedaletto dei bambini per far vedere tanti Babbo Natale, ma soprattutto perché andiamo a realizzare un'opera all'interno del Giovanni XXIII che rimarrà nel tempo e che servirà, sono degli affreschi che sono negli ambulatori del Policlinico, che servirà a rendere meno dura la permanenza all'interno dell'ospedale. Noi contiamo sulla solidarietà, tra l'altro, di tutti quanti i cittadini, su quella dei motociclisti siamo sicuri perché fino ad ora hanno partecipato e hanno collaborato tantissimo.